Fatta, ragazzi, è fatta. Abbiamo una notizia e non è una notizia che arriva da dei giornalisti, dalle ricostruzioni, no, abbiamo una notizia che viene direttamente da Juventus. Ha parlato Scanavino, direttore generale della Juventus, e ha parlato per mezzo di un'intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio, dove viene confermato Massimiliano Allegri in panchina per la prossima stagione. Cerchiamo di leggere un pochino le parole di Scanavino, poi fare il punto della situazione. Le parole di Scanavino: Allegri non è mai stato in discussione. Dal punto di vista degli incontri o contatti quotidiani, li abbiamo da sempre con lui. In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera. Per certi versi il nostro rapporto si è consolidato in tempi rapidi. Abbiamo avuto qualche confronto acceso, ma sempre con la volontà di fare meglio per la squadra. Scanavino continua: 2 giorni dopo la mia nomina ci siamo trovati con i punti di penalizzazione e l'inibizione di Cherubini. In quella situazione avevamo creato un gruppo di emergenza con Calvo e Manna. Giovanni ha dimostrato grandi capacità e prenderà in mano al 100% le situazioni di mercato. Giunto l'ha incontrato con il Napoli e non sarebbe corretto nei confronti del Napoli di commentare ulteriormente. Non dobbiamo dimenticarci la situazione che abbiamo vissuto, ma tutto sommato possiamo considerare che abbiamo operato bene, non solo dal punto di vista del campo, dove le prestazioni potevano anche essere migliori, ma che comunque hanno portato a un terzo posto sul campo e a 2 semifinali. Il crollo sul finale lo leghiamo alla situazione psicologica. Superlega e rapporti con la UEFA, aspetti scorrelati. La UEFA ha in corso un'indagine ancora non terminata e quindi non abbiamo un giudizio per poter colloquiare. Comprendiamo il malumore dei tifosi che sono stati sulla stessa nostra barca. Veniamo da un periodo di successi straordinari, ma dobbiamo stare con i piedi per terra pensando al futuro. Con la conferma di Allegri siamo riusciti a mettere dei punti fermi anche dopo la chiusura della giustizia in Italia. Non era scontato chiudere questa situazione, seppur con una penalizzazione importante, che ci permette di programmare il futuro con meno incertezze. Anche ci sono ancora degli aspetti da risolvere che non sono banali da gestire. L'impegno totale è per poterci mettere al più presto nella situazione di dare il meglio per i risultati sul campo e puntare anche a un miglioramento delle prestazioni. Queste sono le parole ufficiali del direttore generale della Juventus. Ora che il campionato è finito, ora che la stagione è terminata, e lo dicevo anche nel video pubblicato qualche ora fa, mi aspettavo una conferma da parte di Allegri o della dirigenza. E questa conferma è arrivata per bocca di uno dei manager di fiducia di John Elkann. Quante volte abbiamo detto, anche nell'ultimo video pubblicato, che sarà Elkann a decidere il futuro dell'allenatore della Juventus? Bene, a quanto pare Elkann ha deciso per la permanenza di Allegri. E Scanavino ha semplicemente riportato quelle che sono le decisioni della Juventus. Attenzione, la conferma di Allegri è una scelta della Juventus, perché la Juventus aveva 2 scelte: andare avanti con Allegri, cambiare Allegri. Scelta e scelta. Confermare è una scelta, così come esonerare sarebbe stata un'altra scelta. Ora, non credo che ci possano essere degli spiragli per cambiare questa decisione, sarebbe clamoroso dopo le dichiarazioni, ripeto, del direttore generale di Juventus. Puoi vedere un cambio in panchina, sinceramente non me l'aspetto, già siamo in una situazione di confusione, un esonero di Allegri dopo queste parole sarebbe sinceramente una follia, una vera e propria follia. Inizierei a domandarmi: ma che cosa state facendo, in che modo state lavorando, quali sono gli obiettivi, quali sono i gradi? Non capisco, non capirei sinceramente, quindi credo proprio che Allegri a questo punto rimarrà sulla panchina della Juventus al 101%, e attenzione che se vi parlo di 101%, quindi oltre al 100%, è proprio perché secondo me è definitivo, cioè qua c'è l'ufficialità da parte della società. Ricorderete, qualche settimana fa vi ho detto, anzi la settimana scorsa vi ho detto, secondo me Allegri al 99% è out. E commentavo le parole, anche il tweet di Mirko Nicolino che diceva Allegri 0%, e vi dicevo: ragazzi, io con tutto il bene, ma 0 e 100% sono percentuali che utilizzo soltanto in caso di ufficialità, e oggi l'ufficialità ce l'abbiamo avuta. Quindi sì, mi stupisce, devo dirvi la verità, mi stupisce la conferma di Allegri, mi stupisce per meritocrazia legata al lavoro e ovviamente per risultati. Anzi, mi delude sentire da parte di Juventus che comunque tutto sommato si è lavorato bene perché siamo arrivati a un terzo posto sul campo e abbiamo raggiunto 2 semifinali e il crollo finale è l'aspetto psicologico. Mi delude fortemente e penso che deluda tanti tifosi, delude i tifosi e non solo, penso che vada a deludere anche alcuni calciatori che avevano ribadito concetti estremamente lontani
rispetto al vabbè terzo posto sul campo, due finali. Ripeto, perché sembra scontata la parola di Szczęsny, l'opinione di Szczęsny che non parla bene l'italiano, ma ragazzi, ma la Juventus vincere o non vincere non è la stessa cosa, eh? Cioè, si lavora la Juventus, si gioca la Juventus, si allena la Juventus per raccogliere risultati concreti per vincere trofei. Poi si può non vincere, però bisogna essere arrabbiati, bisogna ammettere che se non arrivano queste cose sono fallimenti. La conferma di Allegri è tutto tranne che meritocratica. Intendiamoci, da questo punto di vista non c'è meritocrazia nella conferma di Allegri, e la mia più grande paura è che Allegri sia stato confermato non per una volontà sportiva, quanto più per una volontà economica, patrimoniale. Questa è la mia più grande paura, perché, ripeto, confermare Allegri o esonerare Allegri è comunque una scelta. Se mi vai a confermare Allegri perché sei convinto che sia l'allenatore giusto per andare avanti in questo progetto, che io sinceramente a questo punto non so dove voglio andare a parare, guarda, sarai la persona più felice del mondo. Ma non prendetemi in giro, non fatemi passare per matto, per stupido. Negli ultime settimane dentro Juventus ci sono state degli scambi di posizione, degli scambi di visione veramente importanti. Lo stesso Allegri ci ha fatto capire in più occasioni che forse non era più così centrale la sua figura all'interno del progetto. Lo stesso Calvo ci ha fatto capire che, nonostante le parole, c'era comunque qualcosa. Cioè, non prendiamoci in giro, ecco, non raccontiamo una favola soltanto per illuderci. Questo non è assolutamente vero. Quindi rimarrà Massimiliano Allegri in panchina. La considero una follia, a maggior ragione in questi giorni in cui, forse addirittura oggi, in cui è ripartita la campagna abbonamenti della Juventus. Io non so quanti abbonamenti ora la Juventus riuscirà a vendere. Secondo me era necessaria una ventata di entusiasmo per la tifoseria. Oggi parlavo e dicevo, secondo me la Juventus deve ricreare una dirigenza che metta al primo posto il pallone, lo sport, il calcio. Sinceramente il nome di Massimiliano Allegri non mi sembra andare in questa direzione, ma banalmente perché negli ultimi due anni davvero abbiamo imparato a sentire la Juventus o rappresentanti della Juventus dirci che comunque anche un terzo posto, un quarto posto, l'importante era arrivare in Champions, l'importante è arrivare in semifinale. Cioè, questi sono concetti che non mi appartengono, comunque non credo che possano appartenere alla Juventus. Poi, se il messaggio che si vuole mandare è che d'ora in avanti la storia della Juventus cambia e va in un'altra direzione, che l'importante comunque è partecipare e poi si vince va tutto bene, allora io qua mi arrendo, non dico più niente, perché se l'allenatore, se il direttore generale mi dicono no, beh, comunque dai, siamo arrivati terzi, beh, dai, comunque abbiamo fatto due semifinali, vabbè, dai, comunque vincere sì, va bene, d'accordo, questi non sono messaggi che il tifoso della Juventus vuole sentirsi può dire. Poi ci sentiamo dire, io mi faccio delle domande, mi faccio tante domande, proprio perché non credevo di poter arrivare a fare questo video, sono sincero, cioè lo sapete, ero convintissimo che la Juventus avrebbe cambiato allenatore, e leggere queste parole che ho voluto riportarvi integralmente per correttezza nei vostri confronti mi lasciano alquanto perplesso. Io davvero ero convinto che Juventus avrebbe cercato di cambiare, ma proprio perché venendo da due anni di questo tipo. Quindi io ripeto, secondo me la conferma di Allegri non passa da volontà sportive, non passa da meriti sportivi, non passa nemmeno dalla fiducia degli interessati, o almeno non da parte di tutti. Poi non so, vado a fare anche delle riflessioni un po' più profonde. Dico, scatta rinnovo di Alessandro in questa stagione, e scatta per le presenze, perché comunque l'allenatore l'ha utilizzato in più di un'occasione, quindi ha fatto arrivare quella famosa cifra che portava a rinnovo automatico. Oggi invece stiamo valutando la rescissione del contratto di Alessandro. Cioè, lo stesso Alessandro che prima l'allenatore aveva fatto giocare era scattato il discorso del rinnovo automatico per le presenze, adesso faccia la rescissione, poi l'allenatore però è lo stesso ed era lo stesso che l'aveva fatto giocare. Cioè, non lo so, sinceramente non ne ho idea, non so con che mood si potrà approcciare una nuova stagione sportiva, sinceramente non lo so. Non so con che mood si potrà approcciare il mercato, non so con che mood i calciatori potranno ripartire ancora una volta con questo allenatore, con quale fiducia, perché anche sentirsi dire che la Juventus, non sono stupido, ma se avessi voluto vincere sarei andato da altre parti e forse anche l'anno prossimo non si vincerà e con questa squadra. Secondo me il calciatore della Juventus oggi è molto giù di morale, semplicemente. Tanto, cioè, più del tifoso, perché il tifoso comunque è ovvio, è un amore incondizionato, ma il calciatore, per il calciatore è lavoro, è mestiere, e si perde anche forse questa volontà di far apparire la Juventus come
un club diverso da quegli altri. Oggi forse siamo un club come gli altri, forse anche qualcosina di meno, ma non per il discorso solamente legato ad Allegri, ma anche per discorsi legati a, appunto, al fatto che, ribadisco, oggi non c'è una dirigenza, e se il primo tassello doveva essere il direttore sportivo, e se Scanavino ci dice che vabbè, Giuntoli è al Napoli, non è giusto parlare di Giuntoli, per il momento c'è Manna. Ragazzi, io sinceramente sono anche stanco di vedere sempre delle promozioni interne alla Juventus o delle toppe, vere e proprie toppe da sistemare sui buchi per aggiustare senza dover fare. Cioè, quando la faremo una rivoluzione fatta bene all'interno della Juventus, dove davvero ci si mette lì e si mette giù un progetto sportivo di un certo tipo, senza dover inseguire per forza delle scelte che vengano dal passato che siamo costretti a inseguire, perché Alessandro in automatico è costretto a inseguire, Bonucci è costretto a inseguire, Cuadrado è costretto a inseguire, Rugani è costretto a inseguire, Szczęsny Romato è costretto a inseguire, Allegri è costretto a inseguire. Cioè, non stiamo costruendo una squadra prendendo le cose che vogliamo davvero fare per il futuro. Noi ci stiamo trascinando avanti nel tempo, sulla linea temporale, portandoci indietro errori di gestione, di programmazione passati. A questo punto servirebbe un po' di coraggio arrivare lì e dire: sapete cosa? Taglio netto nei confronti del passato. Anche perché adesso io sono pure curioso di sapere. Cioè, tu perdi Paredes, Di Maria e molto probabilmente Rabiot, vedremo. Forse Cuadrado, che mercato fai? Sappiamo, Allegri è sempre stato un allenatore che ti dice: io ti faccio una certa roba, ti porto a un certo livello, risultato, però mi serve la squadra così. Cioè, io non mi aspetto che la Juventus vada a fare un mercato da soldi o da nomi importanti, perché cosa fai? Vai a rifare lo stesso mercato dei nomi importanti che però devono costare poco, e quindi o sono parametri zero avanti con l'età, o magari sono giocatori che dalla condizione fisica non sono affidabili, e quindi poi cosa facciamo? Il prossimo anno ci lamentiamo perché magari questi hanno giocato di meno, quelli lì invece è la prima esperienza e quindi non li facciamo giocare perché nelle partite gli manca. Cioè, banalmente, qual è l'obiettivo della Juventus? Perché io negli ultimi 2 anni ho sentito l'allenatore che mi dice: l'obiettivo della Juve è tornare a vincere lo scudetto. E al termine delle 2 stagioni continua a dire: l'obiettivo è per l'anno prossimo, perché quest'anno non si era pronti. Cioè, allora, qual è l'obiettivo della Juve? L'anno prossimo hai scudetto, Coppa Italia e Conference League. Io non so neanche più se fidarmi a questo punto delle parole dell'allenatore che viene confermato, perché da 2 anni che mi dice tutta un'altra cosa. Il giorno che torna mi dice: creare valore e vincere. Sembrano concetti distanti da quello che è stato fatto in 2 anni. E anzi, poi lo stesso allenatore va a ritrattare le sue stesse parole, quindi mi viene da capire che c'è anche mancanza di fiducia con l'ambiente. Se l'allenatore non ha fiducia nell'ambiente perché la squadra se la immagina diversa, se l'ambiente non ha fiducia nell'allenatore l'avrebbe cambiato, però si va avanti lo stesso perché si deve andare avanti lo stesso. Il tifoso come fa a essere tranquillo, soddisfatto, sereno? Io sono queste, secondo me, le cose davvero importanti. Io ripeto, ribadisco, mai mi sarei aspettato una conferma di Allegri, proprio davvero. Ma e so che tanti mi hanno scritto nelle scorse settimane: ma no, guarda, rimane al 100%, anzi, come fai a solo pensare che se ne vada, rimarrai deluso? Non posso fare altro che dirvi che avevate ragione. Lo trovo talmente tanto illogico e lontano dalla meritocrazia che non capisco. Cioè, banalmente, anche nei confronti delle scelte degli altri allenatori, che, cioè, Sarri mi vince lo scudetto, me lo esoneri. Pirlo mi vince Coppa Italia e Supercoppa, me lo esoneri. Allegri mi fa 2 anni senza titoli, me lo confermi per il terzo. Cioè, non ha senso. Ma non ha il minimo senso logico, ragazzi. Non. E ripeto, il problema è che probabilmente noi siamo qua a commentare una scelta che non nasce dalla volontà di seguire un progetto, dalla volontà di premiare un lavoro. Non è questo. E ora sono molto preoccupato, eh? Sono molto preoccupato in chiave calciomercato, perché ora mi attendo davvero alcuni giocatori, e per alcuni intendo un bel po' di giocatori che arriveranno a dire: sapete cosa? Grazie, è stato bello, però cerco qualcos'altro. Cerco qualcos'altro, una squadra che mi possa garantire altre ambizioni, in primis, altri palcoscenici, in seconda battuta, e forse anche la fiducia da parte di quello che dovrebbe poi valutarmi tutti i giorni durante l'allenamento. Io credo che i tifosi, i giocatori abbiano perso la fiducia in Massimiliano Allegri, e
Sentivo un mio amico che allegriano storico, che però mi diceva anche lui, Allegri negli ultimi 2 anni è stato a tratti imbarazzante, mi ha detto, e ripeto, cioè, questo mio amico c'ha l'immagine WhatsApp di Allegri da quando lo conosco praticamente, e mi ha detto, però alla fine sono contento perché mi piacerebbe provare a rivincere con Allegri. Io non sono dell'idea che questo possa accadere, ma semplicemente perché oggi sento un ambiente, vivo un ambiente, leggo un ambiente, respiro un ambiente, capto un ambiente, la Juventus, che la fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri è andata completamente perduta. E a volte serve semplicemente un po' di coraggio e un salto al di fuori di quelle che sono le convinzioni, le abitudini. Cioè, sarà l'ottavo anno di Allegri alla Juventus, ragazzi, è 5 più 3. E se il primo ciclo io lo lascio lì nei ricordi belli che ho legati alla Juventus, gli ultimi 2 anni, ragazzi, sono stati un'agonia. E la cosa che più di tutte mi dà da fare è che non credo che Allegri possa mettersi dei dubbi in testa e dire, sai cosa, se gli ultimi 2 anni sono andati male, allora adesso provo un approccio differente. No, cioè l'approccio sarà il medesimo, sarà lo stesso. E forse anche per dimostrare che in realtà gli ultimi 2 anni, sai cosa, sono andati male, quindi adesso ti faccio vedere che... Queste sono le mie paure legate a un terzo anno dell'Allegri bis, però sono paure che molto probabilmente dovrò prendere, mettere da parte e basta, perché questo entusiasmo che pensavo che la tifoseria juventina sarebbe riuscita a ritrovare in questi mesi, dobbiamo metterlo da parte e vedere cosa accadrà in futuro. Una cosa è certa, oggi Allegri ha un peso specifico, un potere all'interno della Juventus che è unico, non si è mai visto nella storia nei confronti di nessun altro allenatore, e ripeto, francamente lo trovo anche abbastanza inspiegabile.